Oggetto numero 160. La presentata interrogazione dal consigliere Liberati Carbonari, ex FCU, chiusura delle linee, della linea, importi stanziati e spese per la riqualificazione, gestione manageriale dei convogli, il loro effettivo utilizzo e eventuali nuovi acquisti. Prego, consigliera Carbonari. Grazie. Con questa interrogazione sul tema sempre dell'FCU, noi volevamo cercare di fare chiarezza sul balletto, diciamo così, tra virgolette, lo definisco io, di cifre che ho sentito da un po' di tempo, da maggio 2017 ad oggi, e quindi per avere una cognizione, una chiarezza appunto su quelli che sono stati gli investimenti sulla rete e sulle carrozze. Allora, riporto che a maggio 2017, secondo quanto riportato dalla stampa, lei, assessore quindi con delega ai trasporti, aveva dichiarato che grazie all'accordo tra la Regione Umbria e Governo ora possiamo contare su un finanziamento di 51 milioni di euro che ci consentirà di riqualificare, ripristinare e mettere in sicurezza l'intera tratta ex FCU, a cui si aggiungono 12 milioni di euro provenienti anch'essi dalla delibera CIPE, portando la cifra complessiva a 63 milioni. Quindi qui ci siamo. Su un altro fronte, quindi quello delle vetture, a settembre 2017, secondo notizie di stampa, sembrerebbe che il piano degli investimenti riguarda acquisto di treni diesel e o elettrici in composizione bloccata a 4-5 carrozze diesel o elettricità media e alta capacità. Qui riportava 6,6 milioni di euro. Allora, siccome poi ad agosto 2018 lei rispondeva a un'interrogazione in questa aula sullo stesso tema, dichiarava che c'erano 12 milioni più altri 5 dell'ultima delibera e aggiungo anche altre risorse in capo alla Regione, hanno dato la possibilità alla Regione stessa di mettere in campo la restituzione della tratta alla cittadinanza, no? Ora quindi ricordiamo tutti noi ricordiamo che a settembre 2017 la linea ferroviaria sulla ex FCU è stata temporaneamente chiusa, non sussistendo le condizioni di sicurezza per portare avanti il servizio. Allora, a questo punto noi volevamo fare chiarezza per capire quanto è stato stanziato da Stato e Regione e di questo quanto effettivamente speso finora. Per riqualificare dal 2017 le due tratte, quindi Città di Castello Umbertide e Umbertide Ponte San Giovanni, comunicando poi se Umbria Mobilità, Umbria TPL Mobilità, negli ultimi 3 anni abbia acquistato o determinato di acquistare nuovi convogli, con quale tipo, di quale tipo e con quali fondi, visto poi lo stato dei pinturicchio che appunto tutti noi conosciamo, di cui tutti noi conosciamo purtroppo l'utilizzo. Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie consigliera Carbonari. Faccio un cappello, non è riferito a lei consigliera, ma insomma è singolare come a fronte di una operazione di valore e importanza fondamentale direi per la Regione dell'Umbria, messa in campo dalla Giunta regionale, spesso non si trovi nient'altro di meglio che sostanzialmente polemizzare, non è riferito a lei, io dico in generale. Di fronte a un'iniziativa, tra l'altro, che sposa, aggiungo io anche in pieno, il nuovo corso dello stesso Ministero dei Trasporti, non solo sposa in pieno la posizione del governo Gentiloni e del Ministro Delrio, ma dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato dal nuovo Ministro Toninelli sposa in pieno anche questi intendimenti. Tralascio le dichiarazioni di Toninelli che penso lei conoscerà e ribadisco però, è necessario ribadire gli elementi fondamentali di questa operazione FCU, quindi magari sarò leggermente più lungo di quello che il Presidente mi vorrebbe concedere, cercherò di essere sintetico. Cioè la visione complessiva di questa operazione. Una strategia piuttosto articolata che va al di là del rifacimento ovviamente dell'armamento, cioè del binario, delle traverse, del sottofondo, insomma dell'infrastruttura e dell'impiantistica. Si tratta di un primo tassello di un complesso disegno che attraverso il rilancio delle ferrovie regionali appunto si propone di rafforzare
si propone il rafforzamento del trasporto collettivo e la promozione della mobilità sostenibile. A tal riguardo si ricorda che il piano regionale dei trasporti prevede, primo, la rimodulazione della distribuzione delle percorrenze sulla rete in funzione della domanda attuale e potenziale, secondo, la previsione di due tipologie di servizi, cioè corse lunghe e veloci, per esempio Terni-Perugia, la butto là, e corse invece corte metropolitane. Introduzione di un modello di esercizio integrato ferro-gomma, poi tralascio diciamo così i dettagli, ma insomma, e la predisposizione di un piano di manutenzione straordinaria poliennale. Con il decreto ministeriale, perché in questi anni sono successe tante cose in questo settore che spesso sfuggono, tra virgolette, ai più, con il decreto ministeriale del 16 aprile 2018 la tratta Ponte San Giovanni Terni è stata dichiarata di interesse nazionale. Sulla scorta di questo importante, almeno secondo noi, provvedimento, i lavori su tale tratta verranno eseguiti direttamente da RFI S.p.A. nell'ambito della prevista revisione del contratto di programma tra RFI e MIT. È attualmente in via di ultimazione il trasferimento della concessione del relativo ramo d'azienda da Umbria Mobilità a RFI. I benefici di questa, diciamo così, operazione. Allora, la rete FCU connessa alla rete RFI, tra l'altro, rappresenta una valida alternativa alle altre linee, per esempio Orte, Foligno, Foligno-Terontola. L'infrastruttura, quindi, è evidente che presenta potenzialità non ancora probabilmente colte attraverso appunto una gestione unitaria, quindi incremento delle corrispondenze, utilizzo dell'infrastruttura regionale quale alternativa alla rete nazionale. Con la gestione del RFI unitaria c'è una gestione unitaria, quindi pianificare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, unificazione per esempio delle squadre di lavoro, unificazione dei magazzini, gestione centralizzata della pianificazione, ma soprattutto in tale logica andranno perseguite le condizioni tecniche per lo sviluppo di sistemi di protezione della marcia dei treni compatibile con le specificità della rete regionale, in particolare della diramazione per assicurare il sistema infrastrutturale ferroviario regionale. Gli investimenti, consigliera Liberati? Sì, sarò brevissimo. Scusate. Ho ben presente la differenza. Allora, la delibera CIPE 54 del 1 dicembre 2016 ha previsto a valere su fondi FSC 51 milioni di euro dedicati ovviamente all'infrastruttura che prevedono l'installazione dei sistemi di protezione marcia treno, adeguamento del segnalamento agli standard nazionali, adeguamento e soppressione passaggi a livello, rinnovo parziale dell'armamento, riapertura delle tratte temporanee alla circolazione. A questi 51 si sommano altri 12 milioni, come lei diceva, che sono così distinti, quindi 6 milioni 688 per il rinnovo del parco rotabile ferroviario, 1 milione 682 per quello automobilistico, quindi pullman, e 2 milioni 226 per l'attrezzaggio delle ferrovie regionali interconnesse, quindi dedicato alla strumentazione di sicurezza sostanzialmente. Quindi ai 51 si sommano questi altri 12, che sono 63. I lavori in corso sono stati anche utilizzati una parte di risorse che sono in capo a Umbria Mobilità, in maniera autonoma, la sistemazione della galleria Badeschi, appunto l'azienda impegnerà 1.800.000 euro. Nella tratta invece Ponte San Giovanni-Sant'Anna, il potenziamento della tratta ferroviaria Ponte San Giovanni-Sant'Anna, l'intervento presuppone la sistemazione della Ponte San Giovanni-Pallotta con il rifacimento totale della stazione di Piscille, con la realizzazione del sottopasso, la messa in sicurezza della galleria della Pallotta, l'elettrificazione su tutta la tratta, perché lì non c'è elettrificazione, e l'attivazione del doppio binario elettrificato della fermata Pallotta. Qui abbiamo un importo complessivo di 25 milioni. Quindi queste sono le risorse messe, diciamo così, in campo rispetto a questa operazione che noi riteniamo assolutamente importante e direi fondamentale. Ultima questione, ultime due questioni telegrafiche. Per quanto riguarda i costi, io posso dirle al momento che il contratto in capo a Salcef, l'azienda che sta facendo sostanzialmente i lavori, ammonta a circa
25 milioni, ma siccome su questa questione RFI agisce come soggetto attuatore per conto nostro, mi risulta che stanno redigendo ovviamente i conti, gli stati d'avanzamento, quindi al momento non possiamo essere precisi. Ultima questione sul materiale rotabile, consigliera Carbonari. Non è Umbria DPL Mobilità che investe sul materiale rotabile, ma è Bus Italia, semmai. Quindi bisogna distinguere, cioè, l'azienda che gestisce l'infrastruttura dall'azienda che gestisce l'esercizio. Negli ultimi anni non sono stati spesi risorse e soldi rispetto al materiale rotabile. C'è in corso, un'operazione che era nell'interpellanza precedente, che è stata sostanzialmente cancellata da parte vostra, ma che io credo non devo soffermarmi. Grazie. Grazie, assessore. Consigliera Carbonari può parlare, prego. Allora, grazie, assessore. Allora, una parte di risposte lei me la date, perché mi ha parlato di quanto è stato stanziato, perché io ho fatto delle domande specifiche, no? Quanto è stato stanziato da una parte, e ho parlato di due tratte, che appunto sono Città di Castello Umbertide e Umbertide Ponte San Giovanni, queste due tratte. Quindi, quanto è stato stanziato e quanto è stato speso, significa pagato. Io volevo conoscere questo. Se non ho capito male, la seconda, ovvero quanto è stato speso, sarebbe? Io ho detto, quanto ha stanziato, lei me l'ha detto, 51 più 12. Io l'ho detto che... Io ho detto quanto è stato speso, questo era l'oggetto. Quanto è stato speso non glielo so dire, perché i lavori sono complessi. Io ho anche avuto modo di dire che i lavori, anche alla riapertura della tratta Città di Castello Ponte San Giovanni, alcune lavorazioni continueranno, quindi in presenza di esercizio, quindi al momento non glielo so dire. Sì, però, mi scusi, non è che stiamo parlando, voglio dire, di fare la spesa, eh? Quanto è stato speso da parte di una pubblica amministrazione? Beh, se lei mi dice ancora non me lo sa dire, mi preoccupa. Perché io ho fatto una domanda specifica, quindi fondamentalmente, ecco, la risposta, in questo caso, ancora non ce l'ho. Perché ho parlato di quanto è stato speso, significa pagato, questo significa. Grazie. L'oggetto numero 161 l'ha presentata dai consiglieri Liberati Carbonari. Perduranti gravi carenze infrastrutturali nel Ternano, progetti da sempre al palo: superstrada Terni Spoleto, bypass SS 219, cascata delle Marmore, svincolo Flaminia ex Terni Rieti, raddoppio ferroviario Terni Spoleto, adeguamento infrastrutturale energetico e sismico, ospedali Terni, fondi assicurati e poi altrove dirottati. Quindi interroga Liberati e Carbonari, risponde Chianella. Sì, grazie Presidente. È una nota un po' lapalissiana il fatto che nell'Umbria meridionale non si concentrino investimenti come altrove. Stamattina, ad esempio, abbiamo ricordato attraverso l'audizione dell'ingegner Perosino quanti miliardi sono arrivati a favore degli assi trasversali dell'Umbria centro-settentrionale, mentre l'Umbria Sud è ferma sostanzialmente sia nel suo collegamento verso Civitavecchia, per dirne una, ma anche nel suo collegamento verso Rieti. Qui però parliamo di una questione ancora più modesta per certi aspetti, che è stata assicurata quasi 15 anni fa e poi ancora negli anni a seguire e poi dimenticata. E parlo in particolare del bypass stradale che una quindicina di anni fa fu appunto ideato da una serie di personaggi, di personalità del mondo imprenditoriale, anche politico, locale, il bypass sostanzialmente della Cascata delle Marmore. La Cascata delle Marmore è un sito naturalistico fondamentale, unitamente ad altri naturalmente, ma come sappiamo è sotto attacco, c'è un assalto degli automobilisti. Abbiamo, come sappiamo, almeno 400.000 turisti paganti all'anno, però gli automobilisti sono tantissimi. C'era stata l'idea di bypassare appunto quest'area con una galleria
una galleria che era stata assicurata con prima un protocollo d'intesa tra Regione, Comune di Terni, Provincia di Terni, febbraio 2006, assicurata anche l'anno prima al Comune di Terni, 28 milioni di euro che lo stesso assessore dell'epoca ai lavori pubblici, Giuseppe Mascio, assicurava, la gara d'appalto europea dovrebbe essere disposta entro il 2008 e così via, e poi dimenticata. E questo è questa è una delle criticità. Ce n'è un'altra grossa, ma veramente di quelle importanti, cioè il collegamento tra Terni e Spoleto attraverso la Flaminia e non attraverso Acqua Sparta, sostanzialmente è un raddoppio dell'attuale Flaminia, che come sappiamo tra Spoleto e Foligno è stata da tempo riqualificata, una vicenda che resta lì, con conseguenze gravi, insomma, di situazioni brutte e anche di incidenti mortali. Tra l'altro d'inverno tutto viene moltiplicato, no? Perché la quota del valico è quasi 700 metri. Insomma, si potrebbe fare sicuramente molto di più se ci fossero le attenzioni che finora sono mancate. Quindi noi abbiamo chiesto a voi cosa intendiate fare con un chiaro cronoprogramma per quanto riguarda il bypass stradale della cascata delle Marmore e poi per riqualificare in termini, come dire, molto concreti. Cerchiamo di avviare un iter politico-amministrativo, riqualificare questa tratta da Terni e Spoleto che è anche area, insomma, pienamente del cratere, importante, davvero rilevante, nei collegamenti anche, vorrei dire, tra il nord e il sud d'Italia, trasversali e anche appunto delle tratte, delle direttrici nord-sud. Grazie. Assessore Chianella. Grazie Presidente, grazie Consigliere Liberati. Bisogna innanzitutto dire, nella sua interpellanza c'è un, tra virgolette, un errore materiale, perché non è la statale 219 ma la statale 209. La 219 sta interamente nel comune di Gubbio e quindi un eventuale intervento non porterebbe benefici alla cascata delle Marmore. Il progetto di cui si tratta, di cui appunto inizialmente ricompreso nella deliberazione di giunta regionale del 2004, similmente a quanto accaduto per la gran parte delle strade ricomprese nell'allegato elenco, non è stato possibile procedere alla loro realizzazione in quanto il DPCM del 12 ottobre 2000, con il quale erano state individuate le risorse finanziarie continuative e straordinarie da trasferire a decorrere dal 1 gennaio 2001 alle regioni e agli enti locali, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità, non è stato finanziato a partire dal 2011 per effetto della manovra effettuata dal Ministro Tremonti nel 2010, il famoso decreto 78, che ha tolto alle regioni risorse per 4 miliardi nel 2010, oltre 4 miliardi e mezzo nel 2011, oltre 4 miliardi e mezzo nel 2012. Tali tagli hanno riguardato, tra gli altri, il trasporto pubblico locale, la viabilità, gli incentivi alle imprese, le opere pubbliche. Per l'Umbria tale taglio, per esempio, riguardo alla manutenzione delle strade, ammontava a circa 30-35 milioni solo la manutenzione delle strade. Portiamo inoltre a conoscenza, ma lo abbiamo già dichiarato prima, che il tratto della 209 di circa 29 chilometri, di innesto con la statale 79 bis e la 685, è tornato anch'esso nella competenza statale a seguito appunto del trasferimento di ANAS e di alcuni tratti di viabilità regionale di cui ho parlato in una delle precedenti interpellanze. Pertanto il rilancio di un progetto di questo tipo, sicuramente lodevole, con lodevole motivazioni di carattere turistico-culturale, connesse alla piena valorizzazione della cascata delle Marmore unitamente a quelle di natura strettamente viabilistiche, potrà trovare soddisfazione attraverso l'inclusione del progetto stesso nel contratto di programma ANAS-MIT e relativo al piano pluriennale degli investimenti 2016-2020. Quindi in questo senso potremmo anche operare, tra virgolette, insieme, se vogliamo, come dire, dare un impulso a questa ipotesi che è sicuramente interessante.
Similmente anche la riqualificazione della strada 3 Flaminia Terni Spoleto può essere ricompresa all'interno di questo processo di revisione di questo contratto di programma ANAS-MIT. E a tale riguardo, sulla scorta dei contatti a suo tempo intercorsi con il Ministro Pro Tempore, era stata ipotizzata la possibilità di avviare un primo significativo straccio dei lavori, il miglioramento dell'attuale tracciato, su cui è già stato sviluppato un progetto di fattibilità. ANAS emana un progetto di fattibilità sulla strada Terni-Spoleto. Relativamente al raddoppio ferroviario Terni-Spoleto, diciamo che questo è un'opera corposa, perché parliamo di 700-800 milioni, l'ipotesi di 24 chilometri di galleria, canna unica e quant'altro, non so quanto realizzabile, però noi nella nostra agenda comunque rimane questa ipotesi del raddoppio ferroviario. Quindi questi fondi non sono stati dirottati altrove, in realtà la situazione che si è evoluta all'indomani del decreto 78 e del famoso appunto decreto Tremonti ha sostanzialmente modificato questo scenario. Rispetto al richiamo che lei fa sull'ospedale di Terni, onde evitare allarme, magari circolazione di notizie non fondate o interpretazioni sbagliate, informo che l'ospedale di Terni non pone problemi nella sua interpellanza, anche questo lei non l'ha detto, ma di carattere sismico. I nuovi edifici in cui si divide il nosocomio hanno ognuna da anni la loro verifica sismica con un indice di verificabilità assolutamente accettabile. Sull'efficientamento energetico sempre dell'ospedale, invece, in questi ultimi anni sono stati fatti 5 progetti di efficientamento energetico più altri interventi di revamping sull'impianto elettrico e quant'altro finanziati dalla Regione e dalla Comunità Europea. Quindi questo è il quadro generale. Io sono a disposizione e possiamo approfondire la questione. Grazie. Io la ringrazio. Non intendevo andare oltre queste due strade. Testa ricordate appunto la Spoleto Terni rimasta al palo per troppo tempo e il bypass stradale della Cascata delle Marmore, perché mi rendo conto che il gap è talmente importante che in questo momento, però è bene ricordare che i soldi per il bypass c'erano e non sono stati spesi. Sul resto siamo comunque rimasti indietro. Quella è una città che oggi non ha una grande attrattiva, non ha luoghi di aggregazione, non ha davvero piazze, non ha parchi, Terni non ha teatri. Terni è in una condizione allucinante, per cui c'è un'emergenza culturale, ma naturalmente un'emergenza anche infrastrutturale, su cui io credo che la Regione dovrebbe lavorare in maniera diversa rispetto agli ultimi decenni. Voi, siete epigoni di una vecchia storia, di una storia che è stata una storia importante, una storia ovviamente che ha presentato anche degli errori, delle marginalità, che si sono rafforzate in questi anni. Ecco, allora credo che la risposta sia quella di lavorare sicuramente insieme per arrivare a determinare nuove erogazioni, nuove assegnazioni per una città, quella di Terni, altrimenti non solo in declino ma senza futuro. Grazie.